Ciao, ciao a tutte, ciao suocera. Allora, questo video non è un video tutorial, ma è un video di ringraziamento per chi mi segue. Abbiamo sorpassato i 1000, vi ringrazio anche Birillo. Abbiamo sorpassato i 1000 iscritti e precisamente vi faccio vedere dal mio telefonino lì 1048 iscritti, che per me è un risultato fantastico, anche perché adesso in questo mese di marzo farà un anno che io ho il canale attivo su YouTube e quindi non mi sarei mai aspettata un risultato del genere, ma adesso, dopo un anno, veramente vi dico che ho passato un anno veramente, diciamo, diverso perché ho trovato comunque delle persone con cui chiacchierare, anche se virtualmente, però a me mi sembra di chiacchierare con tutti voi e quindi quando chiacchiero nei video mi sembra proprio di essere insieme a voi. Continuate a seguirmi, mi raccomando, perché ci saranno un sacco di sorprese, ma per questo video vi voglio dire che oltre a YouTube, chi mi segue lo sa già, in pratica io ho una pagina su Facebook, che anche quella sta andando molto bene, l'ho aperta molto prima del canale, però insomma, per essere comunque, avere la pagina con molti mi piace ci vuole del tempo e quindi io associo, cioè si chiama uguale al canale, quindi non vi potete sbagliare, vi lascio il link qua sotto e quindi io nella pagina pubblico sempre tutti i miei video, tutto quello che faccio e quindi non vi perdete niente nemmeno lì. Un altro posto dove mi potete cercare è un gruppo Facebook che si chiama Creatività e Compagnia, Uncinetto Maglia e Fantasia. Allora, questo gruppo mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Io sono una delle 7 admin, che saluto, tutte le altre 6 le saluto e quindi diciamo, facciamo molte cose in questo gruppo e ho anche io la possibilità di comunque condividere tutti i tutorial che faccio e comunque ci sono già più di 4.000 iscritte. Se volete andare a curiosare, vi lascio il link comunque sotto nell'info box. Allora, nel nostro gruppo Creatività e Compagnia, oltre a comunque pubblicare cose in tutte le tecniche, perché comunque no, non pubblichiamo solo cose riguardanti l'uncinetto o i ferri, pubblichiamo riciclo, pubblichiamo un po' di tutto, ma comunque si svolgono i LAC, che sono i lavori in compagnia. Non chiedetemi perché è LAC, perché dovrebbe essere LIC, perché lavori in compagnia. Comunque non ci dilunghiamo sul nome, ma vi volevo dire che se volete comunque partecipare ai LAC dovete iscrivervi al gruppo e fare richiesta dentro l'evento che viene proposto all'interno del gruppo. Comunque ci sono tutti i regolamenti relativi ai LAC e quindi non potete sbagliarvi. Un'altra cosa, siamo 7 admin, ognuna che ha delle caratteristiche. Quindi, allora ci siamo io e Teresa Baiardo, che lei ha anche un canale su YouTube che si chiama Penso a Me, di cui vi lascio il link. E quindi la nostra particolarità, oltre che pubblicare comunque i nostri lavori, fare LAC, eccetera, eccetera, è di fare anche i video su YouTube. E quindi li potete trovare sia sul gruppo, cioè quando facciamo un video comunque lo pubblichiamo anche sul nostro gruppo, ovviamente. Poi abbiamo Mariuccia Di Filippo, mia suocera, che lei ha il compito di pubblicare un sacco di tutorial fotografici e insomma video e tutto ciò che riguarda maglia, uncinetto, riciclo. Lei fa proprio ricerche, si impegna un sacco perché comunque andare anche a ricercare delle cose interessanti alla fine porta via del tempo. Poi c'è Roberta Gentile, lei
lavora anche e quindi insomma, però ha fatto i LAC ed è comunque più concentrata sull'uncinetto tunisino, quindi ha fatto anche i LAC sull'uncinetto tunisino. Poi abbiamo Lucrezia e Lucrezia e Elisa, Lucrezia Recchia e Elisa Mescalchin, che sono le due ultime admin che abbiamo acquisito, che sono molto brave e anche loro hanno fatto i LAC. Insomma, cerchiamo comunque tutte di aiutarci. Poi abbiamo Barbara Lais, che tra l'altro, allora vi spiego, io, mia suocera Mariuccia e Barbara abitiamo a 5 minuti di distanza, quindi voi immaginatevi che, insomma, facciamo anche un bel po' di casino, anche perché in questo anno di YouTube io ho, diciamo, iniziato a fare casino, come dicono tutte quelle che mi conoscono, dentro al negozio, alla merceria di una mia amica, della mia amica Rosanna, che sicuramente avete sentito nominare in vari video. E quindi quando ci ritroviamo nella sua merceria, perché facciamo degli incontri settimanali, diciamo non settimanali, ma ogni 15 giorni, siamo un bel gruppo e ci ritroviamo e quindi facciamo un bel po' di casino. Comunque, in conclusione, cioè, tornando a Barbara, sa fare anche lei un sacco di cose e in più sa anche lavorare con la forcella, che è una cosa che mi incuriosisce assai, quindi prima o poi proverò anche io. E poi un'altra amministratrice è Margherita Malatesta. Margherita ha un sacco, ma proprio un sacco di lavoro anche lei di uncinetto e quindi diciamo che lo fa più per professione e comunque sul gruppo anche lei fa i LAC. E niente, quindi volevo dirvi anche questo e spero che, insomma, se volete venire a seguirci sul gruppo, noi vi aspettiamo. Poi, cosa dirvi? Devo dire che allora ho fatto 42 video, mi diverto molto e a volte mi sembra di fare delle cose già viste, straviste, riviste, però alla fine dico, tanto facendo la ricerca su YouTube, alla fine chi deve scegliere il video fa poi una scelta di guardare il video o mio o di un'altra persona. Quindi io vado avanti per la mia strada. Chi mi ama mi segua e quindi io continuo imperterrita a fare video. No, ma anche perché mi diverto, cioè veramente io non mi sono mai divertita tanto come in questo ultimo anno, perché oltre che comunque fare i video, insomma, ci vuole del tempo sicuramente, perché tra fare il video, tra organizzarlo sul PC e poi pubblicarlo su YouTube, ci vogliono parecchie ore. Però a volte mi rido da sola perché poi faccio anche degli errori e faccio insomma le papere. Se andate a vedere, ho già messo due video di pochissimi minuti sulle papere e quindi però io mi diverto perché mi sento in compagnia vostra e quindi niente, continuate a seguirmi. Allora, avrei anche comunque una richiesta io per tutte voi ed è di commentare qua sotto a questo video per farmi sapere ciò che pensate del mio canale, naturalmente per chi mi segue, in tutto quest'anno dove ho pubblicato un sacco di tutorial ci sono svariati generi. Tra l'altro c'è anche il chiacchierino per chi, diciamo, è appassionata. E quindi vorrei sapere proprio da voi che cosa ne pensate, ma anche se volete, cioè, parlare proprio di me, se volete fare delle critiche, io comunque sono sempre, disponibile a riceverle perché sono sempre costruttive. Quindi aspetto i vostri commenti, così almeno, chiacchieriamo un po' anche sotto nei commenti. Se avete delle richieste particolari di video, potete comunque contattarmi e io vedo se riesco a, insomma, accontentarvi, perché ci sono delle cose che
magari sono già state fatte e quindi sinceramente a me non è che mi piace tanto fare dei video uguali agli altri. Diciamo che cerco sempre di fare delle cose che partono insomma un po' dalla mia testa. Poi ovviamente non è che possiamo fare tante cose diverse perché l'uncinetto alla fine è sempre uguale, cioè non è che una piastrella se la faccio io ed è la stessa piastrella la fa un'altra, cioè la possiamo fare diversa se il modello è uguale, si fa così e si fa così, non è che ce la possiamo inventare diversa. Quindi quello che vi chiedo è se avete delle proposte o delle esigenze, come ad esempio quella signora che mi ha chiesto il sacchettino portaconfetti. Che trovate il tutorial sul mio canale. Io non è che sono andata a girare il web per trovare il sacchettino portaconfetti, me lo sono, diciamo, inventato. Mi è uscito così di fare il sacchettino a filè e poi quindi l'ho fatto. Poi un'altra cosa che volevo dirvi è se usate i miei tutorial per fare comunque un progetto uguale al mio, simile al mio, come volete voi, insomma, di mandarmi la foto sulla pagina Facebook, messaggio privato, perché sto per aprire tutti gli album relativi a tutti i miei video, di tutti i lavori fatti da voi. Quindi aspetto comunque le vostre foto. E niente, adesso volevo farvi vedere un progetto che sicuramente avete già visto sul web e insomma io mi sono divertita tanto a farlo e come dice una mia amica, ormai io non trovo più progetti difficili ma machiavellici. È perché se non ho almeno un progetto machiavellico iniziato e 5 o 6 un po' più tranquilli, io non sono contenta. Quindi vi faccio vedere di che cosa si tratta e vi sto anche preparando il tutorial, naturalmente, e sto allontanando la telecamera e sto anche facendo casino, come al solito. Ed è lei, la colomba. Allora, sicuramente l'avete già vista, stravista su Facebook, sul web, perché diciamo, arriva da un tutorial russo. Io non ho trovato altre spiegazioni in nessun'altra lingua. Vi dico, ci vogliono un po' di ore per farla, però dà soddisfazione. E quindi io per festeggiare il mio anno di YouTube insieme a voi, vi voglio regalare la spiegazione in italiano. Quindi farò il sto facendo, non farò, sto facendo il video tutorial passo a passo di questa colomba che devo trovargli ancora il nome. Va bene, niente, io ve l'ho fatta vedere come anticipazione. Vi dico che ci vorrà, insomma, non 2 o 3 giorni, ma ci vuole ancora, insomma, datemi una ventina di giorni prima che riesco a farla tutta la seconda, perché veramente ci vuole del tempo. Io ho anche, diciamo, una famiglia da dover gestire, una suocera che adesso si metterà a ridere, da dover gestire. Non è vero, la suocera non la devo gestire, però comunque passiamo anche del tempo insieme, insomma, facciamo le cose che si fanno normali nelle famiglie, quindi, insomma, a volte ci capita anche di passare dei pomeriggi a fare niente, a chiacchierare, e quindi no, non produco ovviamente i pomeriggi che non faccio niente. E quindi, niente, adesso vi lascio, vi saluto e spero che continuate a seguirmi. Mi raccomando, cercatemi su Facebook. Ciao a tutte, buona giornata, ciao suocera!